Ecco, siamo alla conclusione degli allenamenti settimanali. Oggi è giovedì, ci troviamo al della Vittoria di Castelfrentano. Dopo gli esercizi fisici, ginnici, disposto dal mister, adesso c'è il gran finale con la partitella in famiglia. Il mister ecco Renzetto, buona con personalità, veloce, veloce sta palla. Il nostro gruppo di allievi è stato diviso in due gruppi, un gruppo con la classica tenuta giallo-blu e l'altra con la casacca per differenziarsi tra loro. Partitella in famiglia, adesso la palla ce l'ha il nostro Gabriele, ha passato a Riccardo, Riccardo, a Cristian, Cristian subito a Guido. Vai Matta, vai Matta! Intercettato da Alessio, parte Mata. Riparte sempre Mata in possesso di palla. Mata, 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 singola tra due avversari, ripassa a Lele, Lele. Un tiro cross, bravo, di Lele, bravo, dai, dai. Parato dal portiere angolo. Johnny. Angolo! Dai chi va a saltare! Secondo palla, Renzi! Calcio d'angolo! Dall'altra Perù, parte entra c'è da dietro, Perù, entra, entra! Amedeo che batte il calcio d'angolo. Amedeo. Palla a centro, intercetta, Cristian prende. Gran tiro, gran bravo, tiro di Michele. Michele. Gran tiro di Michele di sinistro. Bravo Michele, bravo! Sempre calcio d'angolo, da quest'altro lato c'è Lele che ripassa a Michele, Michele, ripassa a Lele, Lele, si incunea, entra dentro l'area, tira direttamente, parata del portiere Johnny. Ecco, prende Cristian, intercetta, Lele, 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 a Teddy, a Michele, Michele, sì! Gol, bellissima rete, bravi, di Michele, bravi! Bellissima conclusione di Michele, buona, ma sul passaggio mister decisivo di Teddy Mata. Il nostro mister, grande, ecco, Lele, grande, osserva da qua i suoi ragazzi, il nostro mister. Sì, sì, come sì, va sì, mister? Sì, stanno crescendo, dobbiamo lavorare ancora tanto, però siamo sulla buona strada, abbiamo una condizione atletica, incominciamo a smaltire un po' il duro lavoro di questi due mesi, non vediamo l'ora di partire con le partite ufficiali che serviranno a vedere il nostro livello. Speriamo di continuare a lavorare in questo modo, sono convinto che raggiungeremo dei buoni risultati. Bravo. Anche perché c'è un grande impegno da parte di tutti, sono due mesi che stiamo lavorando duramente. Al momento stiamo veramente bene da un punto di vista fisico, non abbiamo infortuni, i ragazzi hanno una buona gamba, adesso ci dobbiamo soltanto misurare con le altre squadre e vedere il nostro livello, se è un livello dove possiamo competere per obiettivi un pochettino più alti, oppure continuare la nostra crescita, visto che abbiamo un grande numero di 2002, avendo pochissimi 2001 e con tanti 2003 che faremo giocare quest'anno con gli allievi, perché stanno crescendo tanto, già si è visto anche ieri con la partita che hanno fatto con i giovanissimi, i nostri 2003 sono di un buon livello, quindi li buttiamo subito nella categoria superiore. Il nostro lavoro quest'anno è quello di valorizzare il più possibile i nostri ragazzi e di farli raggiungere un livello, diciamo, buono per poter poi affrontare la loro carriera. Noi partiamo per la crescita di ognuno di loro, poi se ci abbiniamo anche i risultati meglio, per il morale dei ragazzi e anche perché il calcio è fatto anche di un risultato, ma io sono convinto che come l'anno scorso partiamo con grande umiltà e poi possiamo anche lottare per il vertice, come dicono i mister più importanti, per obiettivi più alti.
a noi ci interessa, ecco, vedere i ragazzi che hanno un certo miglioramento da un punto di vista tecnico e tattico soprattutto. Vai! Salta! Buon, vai! Questo è l'obiettivo, sì, giocare. Sì, ho visto che i ragazzi fremono, non vedono l'ora che arriva, sì, questo 22 ottobre. Perché adesso il campionato diventa un pochettino quello che abbiamo fatto in questi due mesi, abbiamo giocato tantissimo, abbiamo fatto buone amichevoli, abbiamo fatto una buona preparazione da un punto di vista fisico, abbiamo la gamba per poter partire, poter essere già competitivi dalla prima giornata. Certo, una cosa è certa, devono correre tanto per fare il risultato con noi, devono correre tanto, perché noi correremo tanto, da adesso fino alla fine. Il nostro obiettivo è quello di sopperire dove dobbiamo, purtroppo pagheremo da un punto di vista dell'età, perché è una squadra giovane, molto giovane, molto capito? Giovane. Con anche sott'età, con il 2003. Sembra un controsenso il settore giovanile, però la nostra è proprio molto giovane. Non ci spaventa a buttare il 2003 subito nella categoria allievi. Perché se ci sono ragazzi che sono pronti, per quale motivo non bisogna buttarli in una categoria superiore? Io sono sempre dell'idea che a questi livelli e questi campionati così, diciamo, i giovanissimi provinciali, gli allievi provinciali, ci si può permettere di fare questo tipo di discorso, perché diciamo che il livello e la competizione è bassa, e quindi questi ragazzi sicuramente non sfigureranno e se lo ritroveranno in futuro il lavoro di quest'anno. Sì. Allora, dai, su ragazzi, ecco, aumentiamo. Allora sicuramente la Virtus Castelfrentano sarà una delle squadre protagoniste di questo campionato. Io sicuro penso. Noi ci metteremo tanto di quell'impegno che chi giocherà contro di noi la partita se la dovrà sudare nel vero senso della parola. Ormai abbiamo acquisito anche questa mentalità dall'anno scorso, c'è grande personalità ormai, grande bagno di umiltà e anche una crescita da un punto di vista, diciamo, della gara, della preparazione della gara, degli allenamenti. È una squadra che sta crescendo, un gruppo che, ripeto, deve lavorare tantissimo. Però siamo sulla buona strada. A posto, mister, buon grazie, lavoro. Grazie, zio K, sei un grande. Grazie. Dai.